in questo numero di Hightech e Innovazione Magazine. I social network stanno morendo? Cyber Security, al via il roadshow generali Confindustria. Semiconduttori, dal Parlamento europeo via libera al Chips Act. Buona giornata e buona settimana da The Digital Club e da Italpress. Torniamo ancora una volta a parlare di social network. La situazione è ancora in divenire. Meta, come aveva ampiamente annunciato, qualche giorno fa ha lanciato Threads, la nuova applicazione che contrasta Twitter e replica praticamente le dinamiche di Twitter. L'inizio è stato fulminante, 100 milioni di downloads nel giro di 5 giorni, con un dato interessante, il 50% degli utenti era su piattaforma Android. Perché interessante? Perché ci dice che moltissimi utenti, soprattutto in Europa, avevano fatto accesso all'applicazione aggirando il divieto di utilizzo nel nostro continente, semplicemente scaricando l'applicazione su un telefono Android con il cosiddetto sideload, no? Cioè scaricata l'applicazione da un sito non ufficiale, veniva installata nel giro di pochi secondi. Meta ha bloccato l'accesso agli utenti europei, ma c'è un dato peggiore. Secondo alcuni sistemi di monitoraggio, infatti, l'attenzione degli utenti sarebbe scesa molto velocemente, riducendo addirittura il tempo speso sull'applicazione nel giro di pochi giorni, passando da 20 minuti al giorno a 10 minuti al giorno, ed è diminuito anche il numero di download. Contemporaneamente Elon Musk ha fatto sapere che il business di Twitter è peggiorato addirittura del 50% per un calo evidente degli utenti, ma soprattutto per una diminuzione degli investimenti pubblicitari. E il dubbio è: e se stessimo cominciando ad annoiarci dei social network? La domanda la troveremo sicuramente non oggi, ma in un altro momento. Grazie da The Digital Club e da Italpress. Alla prossima settimana. L'86% delle piccole e medie imprese del Veneto adotta strumenti digitali per supportare l'attività aziendale. Il 14% di queste stesse aziende ha subito attacchi da parte di hacker negli ultimi 4 anni. Sono dati che fanno riflettere quelli contenuti nel rapporto Cyber Index PMI Veneto, realizzato da Generali e Confindustria, con il contributo scientifico degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e la partnership istituzionale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il rapporto è stato presentato all'avvio del roadshow partito proprio dal Veneto per diffondere e promuovere la cultura della gestione dei cyber risk tra le aziende di piccole e medie dimensioni. Barbara Lucini, questo roadshow così singolare e innovativo parte dal Veneto, non a caso? No, assolutamente non a caso. Innanzitutto, come Generali abbiamo un rapporto di antica tradizione, quindi siamo storicamente legati al Veneto. E il Veneto, oltretutto, esprime un territorio che è veramente rappresentativo dell'intero tessuto imprenditoriale italiano, che vede le piccole e medie imprese davvero come vero e proprio motore dell'azienda Italia. Lei si occupa di sostenibilità in particolare, e in che modo cybersicurezza e sostenibilità vanno a braccio? Allora, intanto voglio richiamare i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Il nono di questi obiettivi, che si riferisce alle imprese, all'innovazione e alle infrastrutture, si pone 3 obiettivi: favorire l'innovazione, creare infrastrutture più resilienti e un'industrializzazione che, oltre che più inclusiva, sia anche più sostenibile. Ecco che promuovere e diffondere, questo è l'obiettivo di Cyber Index PMI, una cultura nella gestione del rischio cyber, rientra a pieno titolo nell'azione di sostenibilità di Generali. Oggi l'intento che ci siamo posti in questa partnership con Confindustria è quello di portare informazione prima di tutto, l'informazione crea anche consapevolezza. Poi ci sarà la consulenza, che immagino sia il secondo passo, per arrivare poi a soluzioni concrete che potete offrire alle aziende. Assolutamente sì, in generale mette sul campo tutta la sua rete commerciale, noi abbiamo una rete che solo qua nel Veneto conta 116 agenzie, quindi anche qualche migliaio di consulenti che oggi operano su questo territorio, che è importante perché è un territorio che produce quasi il 10% della ricchezza italiana, e quindi grazie a questa nostra rete di consulenti siamo in
in grado di mettere in contatto il mondo imprenditoriale con esperti che ci affiancano in questa attività di assessment, di consulenza proprio nel mondo della sicurezza cyber, e quindi di fornire risposte concrete da questo punto di vista, sia in termini di prevenzione che poi di protezione alle imprese. Nuovi rischi che oltretutto sono crescenti nel tempo, perché le nostre imprese sono sempre più connesse, sempre più digitalizzate, dialogano con i clienti, dialogano con i fornitori, le macchine dialogano tra di loro, quindi eventuali interruzioni di questi collegamenti possono portare a enormi danni alle nostre imprese. L'Unione Europea vuole evitare di dover affrontare una carenza di semiconduttori. È questo il senso del voto con il quale il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva il Chips Act. La nuova legge, già concordata dai negoziatori di Parlamento e Consiglio, mira a creare un ambiente favorevole per gli investimenti sui chip in Europa, accelerando le procedure di autorizzazione e riconoscendo la loro importanza critica attraverso il cosiddetto statuto di massima importanza nazionale. Anche le piccole e medie imprese beneficeranno di un maggiore sostegno, in particolare nella progettazione di chip, per promuovere l'innovazione. La legislazione sosterrà progetti mirati a migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione Europea, attirando investimenti e incrementando la produzione. Durante i negoziati con i rappresentanti del Consiglio, gli eurodeputati hanno ottenuto 3,3 miliardi di euro per finanziare la ricerca e l'innovazione in materia di chip. Inoltre verrà creata una rete di centri di competenza per affrontare la carenza di competenze nell'Unione e attrarre nuovi talenti. Sarà istituito un meccanismo di risposta alle crisi attraverso il quale la Commissione valuterà i rischi per la fornitura di semiconduttori.